E allora l'abbiamo ascoltato anche dall'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verida. Domani si torna a viaggiare fra le regioni, ovviamente Pescara e l'hub d'accesso in Abruzzo, sia perché c'è l'aeroporto e poi anche perché c'è la stazione principale della regione per quanto riguarda le ferrovie. Non solo, noi andiamo a Pescara, lo vedete già da Paolo Renzetti in compagnia del sindaco Carlo Masci, buongiorno ad entrambi, a te Paolo. Grazie, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento al sindaco di Pescara Carlo Masci, buongiorno sindaco, Buongiorno, grazie. Oggi è il 2 giugno, poi parleremo anche della cerimonia che si è tenuta questa mattina a Piazza Garibaldi, ma io mi riallaccerei subito, sindaco, al servizio precedente perché da domani si potrà circolare liberamente fra le regioni. Pescara è il cuore anche per via delle importanti vie di comunicazione che ha proprio il capoluogo adriatico. C'è un pizzico di preoccupazione oppure bisogna stare tranquilli sapendo che comunque da domani ci potranno essere maggiori movimenti di persone, soprattutto a ridosso della stazione ferroviaria e del piazzale degli autobus? La preoccupazione c'era 2 mesi fa, quando abbiamo cominciato questo percorso complesso dell'emergenza coronavirus, l'abbiamo gestito benissimo. Oggi la preoccupazione è inferiore perché i dati sono confortanti, ma soprattutto perché abbiamo un'organizzazione già testata che ci ha permesso di controllare gli afflussi da Pescara alla stazione, all'aeroporto, nelle altre vie di comunicazione, e quindi dovremo soltanto ripetere quello che abbiamo già fatto, sapendo anche che oggi la situazione è molto migliorata rispetto a 2 mesi fa. Quindi la cosa la guardiamo con attenzione, ma non con la preoccupazione che avevamo nei giorni e nei mesi passati. Ieri ha preso il via l'estate meteorologica, dunque parte la stagione estiva con diversi punti interrogativi. Siamo a ridosso della riviera nord di Pescara, però le spiagge sono ancora praticamente semivuote. Sì, questa è una tristezza perché vedere la nostra spiaggia ancora in allestimento il 1° giugno, ci fa pensare che la stagione non è iniziata come avrebbe dovuto, ma sappiamo perfettamente che i ritardi ci sono stati per il coronavirus. Speriamo che si possano recuperare questi ritardi in tempi brevi, perché Pescara vive con il mare, vive sul mare, ha un'economia che si muove attorno al mare e che noi non possiamo perdere, ovviamente mantenendo il distanziamento sociale, mantenendo tutte le precauzioni del caso, sapendo che dobbiamo portare i dispositivi di protezione individuale, sperando che i contagi scompaiano totalmente, come dobbiamo rilevare sta succedendo, perché Pescara oramai da molti giorni non ha più casi di contagio fra la popolazione, perché i contagi pochi che si registrano più in provincia che in città sono tutti derivanti da situazioni specifiche, come ha detto poco fa l'assessore Verì, quindi case di riposo, ospedale, situazioni ben conosciute. Quindi dobbiamo cominciare una stagione sapendo che la cominciamo in salita, ma speriamo di poterla recuperare velocemente. D'altronde i pescaresi sono resilienti, lo hanno sempre dimostrato, hanno affrontato l'emergenza in maniera puntuale, ma oggi hanno cominciato a rivivere la città con tutte le attenzioni, ma a rivivere questa città. Sindaco, oggi è il giorno del 2 giugno, la festa della Repubblica, e c'è stata la cerimonia questa mattina a Pescara, ne parlavamo prima, in Piazza Garibaldi, una cerimonia ristretta ovviamente per evitare assembramenti. Non c'è stato il tradizionale schieramento degli uomini delle varie forze dell'ordine, un significato particolare quest'anno proprio per quello che è accaduto. Sì, intanto la cerimonia è stata molto sobria, però questa cerimonia è sempre profonda ed emozionante. Il discorso del Capo dello Stato è stato un discorso che ha ricordato gli avvenimenti ultimi dell'emergenza. Attorno a questa emergenza gli italiani si sono stretti forte insieme, e questo è stato un segnale importante per la ripartenza, anche per Pescara come per tutte le altre città. Dobbiamo guardare avanti sapendo che abbiamo superato
un momento difficilissimo, sapendo anche che deve ripartire l'economia di tutta l'Italia, perché non possiamo permetterci di rimanere fermi, e sappiamo che non sarà semplice, ma abbiamo attraversato momenti durissimi anche in passato e siamo stati sempre bravi a superarli. Gli italiani hanno una marcia in più da questo punto di vista, sono certo che ci riprenderemo, come sono certo che Pescara tornerà a vivere come ha sempre vissuto. E allora, se la regia è pronta, noi questa mattina abbiamo seguito con le nostre telecamere la cerimonia di Piazza Garibaldi, possiamo andare a vedere il servizio. Senatore, qual è l'importanza e il valore della ricorrenza del 2 giugno in questo momento particolare che sta attraversando il Paese e anche la nostra regione? È la festa della Repubblica che consente alla Repubblica di progredire. Non esiste un ordinamento che non venga rinnovato ogni giorno dalla dedizione di ogni cittadino, dal rispetto delle sue regole, dalla produzione legislativa adeguata e corrispondente alle tante situazioni che cambiano. Mai nella storia della nostra civiltà, dopo le guerre, ci è capitato di conoscere l'esperienza di rottura quale quella della pandemia. E in questo 2020, come dicono anche gli storici e i filosofi, noi abbiamo conosciuto la periodizzazione in ragione di questo contagio che ha riguardato ogni comunità, superando e scavalcando i confini degli stati. Noi sappiamo che scommettendo, fertilizzando, prodigandosi ad opera di ogni cittadino faremo in modo che la Repubblica possa andare avanti. Ha fatto bene ieri il presidente Mattarella a richiamare il dovere di ciascuno, e hanno sbagliato oggi coloro i quali si sono messi a protestare in una giornata dedicata alla festa, e la festa serve per raccogliere le energie e ricominciare. Noi siamo fatti per ricominciare. Colgo le parole del presidente Mattarella di ieri sera al Quirinale come un monito per tutti noi. Un paese che ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria carne, visti tutti i morti che abbiamo avuto, l'emergenza sanitaria che abbiamo subito. Questa è stata un'esperienza durissima per il popolo italiano e soprattutto per il futuro economico. La festa della Repubblica deve essere un monito di unità popolare, di unità che non sempre è stata colta, pur nella differenza delle posizioni. Però noi di Forza Italia siamo convinti che oggi il 2 giugno sia una festa di tutti gli italiani, e per noi è simbolico essere in piazza, anche se tenendo in grande considerazione ovviamente tutte le prescrizioni previste in questa fase 2, cioè quelle del distanziamento sociale e, così come la indosso io, delle mascherine che è giusto portare anche nella giornata di oggi. Onori ai caduti di tutte le guerre. E dunque abbiamo visto questo 2 giugno sicuramente particolare a Pescara, così come chiaramente in tutta la nazione. Io volevo rivolgere una domanda al sindaco di Pescara, Carlo Masci, riallacciandomi invece al discorso dell'applicazione. Volevo sapere se è d'accordo con quello che ha detto il presidente della regione Marsiglio, cioè che questa applicazione è arrivata forse troppo tardi, e poi volevo sapere se lei l'ha scaricata e se la userà. No, io non l'ho ancora scaricata, non so se la scaricherò, perché mi sembra che sia un po' improvvisata come
utilizzazione, nel senso che è rimessa alla volontà delle parti, dei soggetti singoli. Se non si iscrivono tutti, non credo che possa avere grande successo e grande risultato. Quindi mi sembra sostanzialmente d'accordo col presidente della regione che probabilmente un mese fa avrebbe avuto più senso questa applicazione. Ma certamente, se fosse arrivata un mese fa, sicuramente tutti l'avrebbero scaricata e ci sarebbe stato un utilizzo maggiore. E così mi sembra che come al solito arriviamo troppo tardi, arriviamo dopo lo sparo e non credo sia molto utile in questa fase. Grazie allora al sindaco di Pescara Carlo Masci, grazie anche a Paolo Renzetti e Loris Bennato per questo collegamento. Chiaramente buona festa del 2 giugno a tutti voi.